Ciao, oggi vorrei farvi vedere come fare l'orlo a un paio di pantaloni. Io ho già preso la misura di quanto questo pantalone deve essere accorciato e per saperlo ho fatto indossare i pantaloni alla persona con le scarpe con le quali questi pantaloni verranno indossati. E ho preso il segno, poi ho piegato internamente la parte di tessuto in modo pari, cioè questi pantaloni, per esempio, devono essere accorciati di un totale 14 centimetri, quindi ho piegato 14 centimetri tutto in parallelo e ho imbastito con un filo a punto largo e poi li ho fatti provare ulteriormente alla persona, sempre con le scarpe, per avere la verifica, insomma, che la lunghezza sia stata presa correttamente. Il passo successivo è quello di prendere la misura anche sull'altra gamba. Ora, il calcolo da fare è: io so che il mio pantalone deve essere accorciato appunto di 14 centimetri, finito. Però io ora devo considerare anche l'entità dell'orlo, cioè quella parte di tessuto che va rigirata all'interno per rifinire l'orlo in modo da non averlo a margine con il tessuto tagliato a vivo. Tipo l'orlo originale in questo caso è stato ripiegato di 1,5 cm più 1 cm e poi è stato impunturato a filo. Quindi ora io voglio fare un orlo di 1,2 cm più 1 cm per ripiegarlo all'interno ed impunturarlo a filo. Quindi 14 centimetri meno 3 centimetri totali dell'orlo sono 11 centimetri. Questi 11 centimetri sono quelli che io devo andare a togliere definitivamente dal pantalone. Quindi metto gli spilli o segno con un gesso 11 centimetri dal margine dell'orlo originale del pantalone. Li segno solamente un paio, due o tre spilli solo su un lato del pantalone. Questo orlo imbastito posso anche toglierlo, che comunque così non mi serve più, mi serviva solo per prendere appunto la misura. Allora, adesso prendo le due gambe, il fondo delle due gambe e li sistemo in modo di averli pari una sopra l'altra. Devo appoggiare i due margini dell'orlo originale, praticamente li sistemo senza avere le pieghe per almeno fino a metà gamba, dove più o meno c'è il ginocchio, perché dal ginocchio in su non mi interessa. Io lavoro comunque con il riferimento dell'orlo originale già fatto. Poi quello che faccio è metto un paio di spilli per bloccare il pantalone, le due parti, prendo le due gambe insieme, quindi quattro strati di tessuto, e con il riferimento degli spilli prendo una forbice e vado a tagliare al segno degli spilli i due strati di tessuto, quindi li taglio nello stesso momento, così sono sicura di tagliare uguale sia la gamba destra che la gamba sinistra. Controllo, faccio una verifica di avere 11 centimetri allo spillo. Ok, e ora posso andare a tagliare. Tolgo lo spillo perché vado a tagliare all'altezza dello spillo, non un millimetro sopra e non un millimetro sotto. Vado verso l'altro spillo. Ok.
tessuto tagliato in eccesso, lo possiamo buttare. E adesso faccio, sollevo una gamba e la parte sotto mi vado a segnare i 3 centimetri, sempre con uno spillo e prendendo in questo caso solo uno strato di tessuto, perché poi devo andare a piegare i 3 centimetri all'interno. L'altro strato, un altro spillo. E lo faccio anche dietro perché me lo vado a segnare tutto intorno. Diciamo che metto più che altro lo spillo più vicino ai lati e uno in mezzo. Ok, dopo aver messo questi spilli, se vi dà fastidio ora la questione gamba, potete anche togliere gli spilli, però io li sposto un attimino più in alto in modo da avere più agio di movimento. Preferisco avere sempre le due gambe unite in modo che posso fare un controllo poi ulteriormente sulla lunghezza e senza spostare il pantalone. So già che insomma la posizione di com'è ora deve ritornare anche con l'orlo fatto. Ora piego tenendo lo spillo in costa in questo modo, poi tolgo lo spillo e lo vado a mettere tipo a 1 centimetro dalla piegatura che si è fatta, quindi più o meno a metà altezza orlo, perché poi questo lato che abbiamo tagliato 1 centimetro verrà ripiegato all'interno. Quindi vado a piegare qui con gli spilli in costa, faccio girare la gamba, in questo modo prendo lo spillo e lo metto a 1 centimetro dal margine. E faccio così tutto intorno. Ok, una volta messi gli spilli, vado a controllare che la parte che internamente ho piegato sia comunque di 3 centimetri. Se mi dovesse risultare un punto dove è di 2 centimetri e mezzo piuttosto che 2 centimetri e 8 mm, vado ovviamente a spostare lo spillo e a riportare un po', piegando così, facendo scorrere il tessuto all'interno qualche millimetro. Allora, comunque questo è tutto di 3 centimetri e vado a fare adesso lo stesso lavoro sull'altra gamba. Quindi giro tutto, alzo e faccio lo stesso lavoro. Una volta che ho le due parti spillate, il passo successivo è quello di controllare, vedete, io ho ancora le due gambe fermate dallo spillo, quindi da questa parte in giù non si sono mosse, e vado a controllare che le due estremità siano uguali, cioè che non ho un pantalone più lungo dell'altro, ma che i due margini sono comunque perfettamente combaciano, la gamba destra con la gamba sinistra. Ok, ora è necessario andare al ferro e dare comunque una svaporata in modo da dare la piegatura a questo orlo. Se vi viene più comodo, potete prendere ago e filo e fare un'impastitura, cioè un punto molto lungo per tenere fermo i due orli che abbiamo comunque per il momento impastito con solo gli spilli, e la fate sempre a 1 centimetro dal margine, perché non andate troppo sopra, perché ricordatevi che la parte interna dobbiamo andarla a ripiegare di 1 centimetro o 1 centimetro e mezzo all'interno per poi impunturarla con la macchina da cucire. Ecco fatto. Allora, io ho stirato la parte interna del pantalone già con il centimetro piegato e ho lasciato gli spilli perché io comunque
preferisco lavorare anche così, che mi rende il lavoro un po' più veloce. Ora il passo successivo è quello di andare a cucire a macchina a filo di questa piegatura, però lo andrò a fare tenendo il tessuto in alto della macchina a rovescio, metterò il piedino a margine dei 2 cm, così vado a fare l'impuntura tutta parallela rispetto al mio nuovo margine dell'orlo. In caso voleste fare un orlo a mano, è possibile, dato che comunque abbiamo già rifinito la parte interna, basta prendere ago e filo e andare a prendere una parte di pantalone di gamba e una parte del nostro orlo, senza andare a bucare la parte esterna, perché da questo lato non si deve vedere nessun punto preso. Ok, ora io vado alla macchina e vi faccio vedere il risultato Ed ecco finale. fatto, io ho cucito l'orlo dei miei pantaloni andando a filo a margine tutto intorno a 2 cm ed ecco qua il risultato. Il pantalone sembra nuovo. Allora, una considerazione, io già vi avevo detto che il pantalone è meglio prendere la misura indosso. Questo perché? Perché in base all'altezza del cavallo, all'altezza della vita, ogni modello ha una sua vestibilità, quindi è molto importante.